Nelson e Chiara, siamo arrivati ai saluti. Se avete voglia di avere qualcosa da dire, questo è il momento. La distribuzione di questo film fa parte dei miei tasks, delle cose che devo fare come curatrice di Nelson Carri in Italia, e sono rimasta un po' indietro con questo compito, perché nel frattempo ho vinto un finanziamento, ho aperto una galleria d'arte contemporanea e ci sono parte delle sue sculture, ci sono i miei quadri, quindi adesso mi sto concentrando più in quella parte là. E questa è stata una grandissima occasione e anche molto importante per me, perché abbiamo fatto giusto un'anteprima di questo film, che ormai già quei suoi 3 anni ce l'ha, e in Olanda è stato diffuso già ampiamente, è passato in televisione già 3 o 4 volte. E Mattia è arrivato ad Amsterdam, poi ci sono rivisti in Svizzera con Nelson, hanno fatto un giro, insomma, questi due, insomma, io ancora non ho capito come è andata tutta la vicenda, ma è stato lui a contattare me. E sono stata molto felice perché quando ho visto il Festival del Documentario Positivo, io ho detto guarda, è proprio sì, l'occasione giusta. Per me era anche importante distribuire questo documentario nelle giuste sedi. E questa cornice mi è sembrata la migliore per iniziare. Domani saremo a Firenze. Poi arriverà un altro Mattia, un altro. Adesso faccio che vada da solo via, insomma. Quindi grazie per essere stati qua e grazie Mattia. Sì. Io sono curiosa di capire nel tuo lavoro, ma anche nel tuo processo, no? Di connessione con le radici, che ruolo ha avuto la distanza? Perché mi immagino che da Amsterdam a. I think in the world I'm working in, the spirit world, there is no distance. You have to see that we have a collective consciousness, and in our consciousness there is no Africa history. And for us to evolve, for us to come to a higher consciousness, we need the African history. Because only in embracing the space that we all came from, that's the only way for us to evolve, to come to a higher sense of ourselves as humanity. So now we are hating the mother we are coming from. And that's very strange that we don't realize that. The voice, our voice is very necessary in the world history. Actually, we are world history because Africa is where humanity came from. But still, we don't know anything about our origin. We don't know anything about the seat of ourself, of the human consciousness. So there is no space between me in Amsterdam, Italy, or in Curacao. There's only one space, that's the collective space. So there's no travel, there is no time. That's how I see it. So Dal mio punto di vista, la risposta è diversa, è un po' meno artistica della sua, ma diciamo ci sono più spiegazioni in mezzo. Io come artista mi sono specializzata nelle relazioni fra trauma e memoria. E il trauma rappresenta un marcatore nella nostra abilità di archiviare le memorie. Questo significa che tutto ciò che è intorno al trauma e non solo nel trauma è modificato. È modificato il nostro ricordo non del trauma, ma anche tutti i ricordi circostanti. Questo è da un punto di vista mnemonico, positivo e negativo, ma da un punto di vista ancora anteriore, di come preservare le forme, è ancora più importante perché diciamo, noi siamo capaci di connetterci con delle memorie che preesistono la nostra esperienza di vita. Un artista è capace di farlo,
per via della sua fortissima connessione spirituale, ma anche il trauma per mettere una riconnessione con delle memorie che ci precedono, per via di un ritorno delle forme. Il trauma si configura più o meno sempre nello stesso modo, nel senso è una specie di Big Bang, diciamo, e quindi anche questo si configura come porta nella memoria, nello spazio-tempo. La questione della schiavitù, quindi, e del trauma collettivo è una questione interessante da diversi punti di vista. Per me è stato interessante per questo, diciamo, come quindi una intera parte di società, grazie al trauma o a causa del trauma, è in grado di ricordare se stessa e di andare a ritroso, in un percorso che non è solamente quello del dolore. Il dolore non è il fine, diciamo, il dolore è lo strumento che si configura attraverso il trauma. Qui adesso andiamo in altri, diciamo, campi in cui non mi voglio neanche mettere più, perché questo è stato l'inizio del mio studio, poi sono evoluta, adesso la mia galleria si chiama Duci, quindi insomma sono arrivata altrove, al famoso positive statement, però è in questo che ci siamo ritrovati, insomma. Ciao, voglio solo dire bravo Nelson, bravissimo, perché da questo ritratto io vado via con una parola che è ostinazione, senza la quale non andiamo da nessuna parte, giusto? Quindi questo bisogno di formare, di andare dentro alla forma, di andare dentro la madre e la natura universale da cui veniamo, a me è rimasto nel cuore e mi rimarrà, di queste forme, di questo bisogno di esserci, di radicarsi. E complimenti alla ex compagna che dice: sono anch'io un artista, lo capisco, ma sono un artista della vita. Cioè, scusate, ma è un genio una che dice una cosa del genere. Quindi grazie. Voglio dire una cosa, allora, questo documentario è stato girato da Robin van Ervensdoren, che è anche un musicista, e quindi c'è stata una sensibilità particolare di Robin nel girare questo film tra Amsterdam, Curaçao e Calabria, e non poteva essere diversamente, non poteva essere che così, visto anche la loro fortissima connessione. Che how long when did you meet you and Robin? In the 40s when you moved there with your in the 80s when you moved there with in the 90s? Ok, sono vicini dagli anni 90, c'è il suo atelier e next door, porta accanto c'è Robin, quindi anche questa dimensione è abbastanza inattesa ed è molto bella, cioè il quartiere proprio, Amsterdam, ogni quartiere è un villaggio e la professione dell'artista è semplicemente una professione come tante altre, Robin è un regista, quindi insomma sono operai dell'arte. Sì, è il centro proprio storico, lo studio è in Townstrat. E informazione di comunicazione di servizio, le sculture di Nelson adesso sono anche in Italia, a parte quelle nello spazio pubblico, ma una parte delle sue sculture si trova nella galleria Duci, che è la galleria che ho aperto recentemente. E quindi insomma, se volete vedere le sue sculture dovete venire in Calabria, sia quelle dello spazio pubblico che nella mia galleria. Veniamo in Calabria, certo. Grazie mille, grazie Nelson, grazie Chiara, grazie a voi, a dopo.